Siamo pronti! Allora, pensi di tenere il mio passo? Buonasera e benvenuti alla 18ª puntata di Area Gol. È stata una settimana molto intensa, soprattutto per il Napoli, reduce dalla bellissima vittoria all'Olimpico contro la Lazio. Un 3-0 che blinda il terzo posto, ma gli azzurri puntano ancora a qualcosa in più. Infatti ne parleremo dopo con le parole del capitano Hamsik. Parleremo come sempre però anche della Serie B, di un Avellino che vince anche nello scorso weekend, che ha avuto però la stangata di 3 punti di penalizzazione. E parleremo anche della Salernitana, del Benevento e soprattutto della Casertana, reduce dal 3-0 al Pinto contro la corazzata Foggia, sempre più proiettata al salto di categoria in Serie B, ma che si proietta a sua volta già alla partita di sabato in trasferta contro l'Akragas. Anche quest'oggi però non sono sola, ho 2 ospiti che ho accorteggiato a lungo entrambi. Inizio subito col presentare Gennaro Arpaia di calciomercato.it e Il Mattino. Ciao Alessia, buonasera a te, grazie per l'invito. Grazie a te. E con me stasera anche Benito Letizia, direttore di stadiosport.it e Sport Economy. Buonasera a tutti, grazie ancora per l'invito e un ciao a tutti gli spettatori. Grazie a te. Allora, Gennaro, una partita sicuramente sulla carta difficile perché non era scontato il risultato che è giunto, un Napoli che però ha dimostrato davvero tanto carattere, compattezza e un bel gioco. Sì, è stata una partita importante che forse ha decretato finalmente la differenza fra le prime 3 in classifica e tutto il resto. Il Napoli ha fatto una partita che forse nessuno si aspettava, ma che aveva le potenzialità per fare, un 3-0 che forse è addirittura pesante per il gioco della Lazio, che nel secondo tempo avrebbe anche potuto segnare un golletto, però la vittoria ci sta perché i biancocelesti sono stati, non dico annichiliti, ma quasi, e il Napoli ha mostrato un'ottima fase di gioco. Uno su tutti Lorenzo Insigne, che in questo momento è anche l'uomo simbolo della squadra, non fosse altro per i gol, ma anche per la leadership che sta mettendo in campo, per il modo in cui sta portando avanti i suoi, e non è un caso che il Napoli, da quando si è sbloccato, esattamente un girone fa, perché poi si è sbloccato contro l'Udinese all'andata, e proprio l'Udinese il Napoli incontrerà sabato sera, da quando si è sbloccato lui, 14 reti in 19 partite, il Napoli va bene e adesso punta a quel secondo posto che è l'ultimo obiettivo stagionale rimasto, un po' difficile però in queste 7 partite finali c'è ancora da giocarsi molto. Ecco Benito, Lorenzo Insigne, mi riallaccio subito al discorso di Gennaro, uno dei leader di questo Napoli, ma quanto è cresciuto negli ultimi mesi? Io lo vedo personalmente proprio maturo come uomo e come calciatore e sente sempre di più il peso ma anche il bello della maglia azzurra. Sicuramente Insigne si può dire che è il regista offensivo di questa squadra, il fulcro di gioco dell'attacco del Napoli e dei movimenti e dei principi di gioco di Sarri. Ma soprattutto Insigne, secondo me, non sbaglia nessuna grande partita. Nei big match c'è sempre, questa è una sentenza. E vorrei fare un plauso anche ad Hamsik, che quest'anno ancora una volta si sta dimostrando decisivo per il gioco della squadra e per l'equilibrio tattico anche in fase difensiva.
Ecco, Gennaro, molti, anche tifosi, ma anche addetti ai lavori, dicevano che Hamsik spesso non era presente, però davvero lo vediamo a tutto campo, non solo concreto, ma anche nel lavoro oscuro, che spesso non si apprezza, però è importantissimo per le geometrie poi del gioco del Napoli di Sarri. Beh, Hamsik c'è sempre, nei numeri c'è sempre stato, non è mai venuto a mancare nei 10 anni di vita napoletana. Spesse volte sì, può assentarsi nelle partite importanti, quest'anno lo ha fatto di meno, lo ha fatto ma lo ha fatto di meno e soprattutto ha capito l'importanza che ha lui nel centrocampo del Napoli. Non è un caso che l'abbia fatto quest'anno quando l'età media della mediana si è abbassata, con Rog, con Zielinski e con Diawara che sono arrivati nel calciomercato estivo, il capitano si è sentito anche forse più responsabilizzato del solito e quindi ha avuto la necessità anche di mostrare proprio l'esperienza che ha non solo in maglia azzurra ma in generale anche con la nazionale prima di arrivare a Napoli. Anche per questo forse la maturità definitiva, tra l'altro parliamo di un ragazzo che non è più giovanissimo ma che nei 28-29 anni può ancora dimostrare tantissimo, quindi è giusto in questo momento affidargli le chiavi del centrocampo, tanto è vero che Sarri non lo fa uscire praticamente mai dal campo. Assolutamente sì. E tra l'altro poi da sottolineare anche la prestazione, secondo me, di Callejon, che davvero con i suoi inserimenti ormai è diventato un calciatore quasi unico del suo genere. Callejon praticamente ha saltato una partita perché costretto, perché squalificato, altrimenti avrebbe giocato anche quella. Oggi in redazione parlando di mercato ci interrogavamo su chi potesse essere un'alternativa a Callejon per il prossimo anno, praticamente li abbiamo accantonati tutti, perché è arrivato Giaccherini quest'anno ma ne ha giocate pochissime e l'anno prossimo se Callejon continuasse su questa linea praticamente sarebbe la stessa cosa anche per l'eventuale nuovo arrivo. Quindi per quanto riguarda la fascia destra il Napoli lo vedo abbastanza coperto. È un ago della bilancia anche per Sarri, perché su quella fascia non può farne a meno e perché potrebbe rinunciare probabilmente agli altri 10, ma a lui rinuncerebbe per ultimo, perché Caglione ha quella capacità incredibile di fare la doppia fase senza farsene accorgere praticamente. È capace di chiudere da terzino e di andare a chiudere poi l'azione come un vero e proprio esterno d'attacco e lì vedi la differenza, perché poi in tutte le chiusure difensive ottime che ha il Napoli, su quella fascia c'è anche il piede di Caglione. Non a caso l'anno scorso Isai e anche quest'anno ha fatto un ottimo campionato, perché da quel lato con Allan e Caglione la difesa può dormire sonni tranquilli. Ecco, la difesa può dormire sonni tranquilli e infatti all'Olimpico è stata particolarmente compatta Benito, infatti se il Napoli dà sempre la sensazione, l'ha sempre avuta, di poter segnare in qualsiasi momento con qualsiasi interprete, comunque il tallone d'Achille rimaneva il non subire gol, ci sta lavorando ovviamente ancora molto Sarri. Certamente, questa mancanza, diciamo, di solidità difensiva, almeno dal punto di vista proprio squisitamente tecnico, potrebbe essere legata comunque ad una stagione non certo come la precedente da parte di Koulibaly. Quest'anno non sempre continuo nelle prestazioni e lo stesso Albiol è andato a vuoto in alcune partite importanti. In realtà non si deve parlare della difesa, ma si deve parlare della fase difensiva, quindi dei movimenti della squadra che partono dall'attacco, dagli attaccanti. Ha fatto bene Gennaro a parlare di Caglione, perché è l'uomo ombra di Sarri, per poi continuare con i movimenti dei centrocampisti. Perché a un certo punto gli avrà rubato il posto a Jorginho? Perché garantiva maggiore equilibrio. Che molte azioni dalle quali sono scaturiti poi i gol che ha subito il Napoli sono state anche palle perse a centrocampo. Esattamente, esattamente. Quindi effettivamente molto spesso si butta la croce su Reina o sui difensori, ma spesso e volentieri infatti non è così. Beh, gli No. errori forse singoli ci sono, come per esempio Certo. nel caso della partita di Coppa contro la Juve, lì Higuaín non deve arrivare al tiro e Kvaratskhelia lo fa arrivare al tiro e lì forse Reina dovrebbe essere più attento tra i pali. Però nel computo generale di una stagione, come giustamente diceva Benito, nel conteggio finale questi episodi sono abbastanza rari rispetto a tutti gli errori di sistema che poi ci potrebbero essere. Il Napoli ci sta lavorando, non a caso quest'anno abbiamo visto praticamente due coppie alternarsi a centrocampo. O gioca Allan con Jorginho oppure gioca Zielinski con Diawara. Perché con Allan Jorginho ha la possibilità di difendere di meno e perché invece dall'altra parte Diawara copre le spalle a Zielinski che non va a fare lo stesso lavoro difensivo. E allora da questo si capisce che il Napoli su questi meccanismi ci sta lavorando. Non tutto è ancora oliato, molto bisogna ancora lavorare,
molto bisogna ancora implementare, però io quel pacchetto, cioè quello della mediana, lo terrei così almeno per i prossimi 10 anni, anche considerando AMSI, come lo porterei a 38 anni, perché la qualità di Rog, di Avarà e Zielinski, soprattutto alla lunga, può fare la differenza. Sono veramente tre giocatori che poi, visti da vicino, ti danno l'impressione di poter arrivare lontano. Davvero uno dei centrocampi più forti del Napoli, penso, degli ultimi, sì, non so neanche quantificare quanti anni. Forse penso dell'ultimo, almeno prima dell'era di Laurentiis, sicuramente. Sì, dell'era di Laurentiis, sicuramente, sì. Ma credo arriviamo allo scudetto anche vinto, prima, sì, non c'era forse così tanta qualità e abbondanza, sì, anche a centrocampo. Lì c'erano due o tre elementi che facevano la differenza, qui invece il pacchetto è veramente pieno. Tra l'altro, se spulciamo gli ultimi anni sia con Mazzarri che con Benitez, la mediana aveva sempre avuto qualche elemento un po' interrogativo, dagli errori di Berami e Inler fino alla David presenza Lopez. Di David Lopez e Radosevic che andò in prestito perché non è mai esploso a Napoli. Stavolta si è puntato su giocatori giovani. Fammi spezzare una lancia, perché quasi nessuno lo fa mai, per Cristiano Giuntoli, che non ha sempre la capacità di andare a prendere un grande giocatore. Però su questi giocatori, sui giovani su cui bisogna puntare, sui Zielinski, sui Diawara e sui Rog, penso sia il numero uno assoluto in Italia e tra i primi in Europa. Certo, Zielinski e Diawara erano due giocatori seguiti anche dal Milan, per esempio. Ma anche da altre squadre estere. Certo. C'era il Liverpool su di loro, c'erano altre Zielinski squadre inglesi che non sono forse più forti e più titolate del Napoli, però hanno più capacità economica. Quindi lì devi avere anche la capacità imprenditoriale di andare e di mettergli in mano un progetto come quello poi napoletano, che li ha portati in Champions. Ecco, per il prossimo anno continuereste con questa linea dei giovani promettenti e di qualità, o puntereste anche magari al rinforzo col nome di lusso, con più esperienza anche in campo internazionale? Tutto punterei su un paio di acquisti in difesa, perché non possono giocare Kirikes e Tonelli, con tutto il bene per Kirikes e Tonelli. Sicuramente serve un giocatore di spessore in attacco, che non me ne voglia Mertens, ma se vuoi puntare allo scudetto, se vuoi puntare ad andare più in fondo possibile in Champions League, c'è bisogno di una punta di grande livello. Potrebbe essere Milik, bisogna vedere come riuscirà a recuperare da questo infortunio, ancora oggi non è ancora al 100%, e poi a centrocampo io credo che questo sia diciamo, il reparto più completo e che non deve essere toccato. Sì, con i giovani probabilmente non si vince, ci si diverte ma non si vince, almeno non nell'immediato. Devi dar vita ad un ciclo, devi aspettare un quinquennio, devi portarli alla massima espressione, tutte cose che in questo momento il calcio moderno non ti permette, perché i tifosi, anche quelli del Napoli o di squadre che non sono abituati a vincere ogni anno, cercano sempre la vittoria, soprattutto quando sanno che la squadra può arrivarci. Quindi in questo caso al Napoli non manca molto, mancherebbero quei 2-3 elementi di spessore, ma di spessore europeo, quindi di primo pelo, che possano fare la differenza. Ormai siamo ad aprile, di calciomercato si parla già abbastanza, io anche per lavoro lo faccio già abbastanza, e ovviamente anche a calciomercato.it cerchiamo sempre di analizzare bene tutte quelle che possono essere le eventuali trattative. Per il Napoli in questo momento si parla soltanto dell'attacco, io mi preoccuperei più di certificare le cose in difesa, perché ci sono tanti casi che forse devono essere specificati. Tonelli, che ha giocato praticamente 270 minuti in stagione, se eliminiamo la primavera, 1036 mi pare siano quelli di Maximovic, giocatori che sono costati, il primo 10 milioni, il secondo 28 milioni e mezzo, quindi non proprio giocatori presi dalle primavere. Per questo il Napoli deve capire se deve puntare su di loro oppure ha sbagliato qualcosa e magari fare qualche passo indietro. Assolutamente sì, concordo. Si è parlato di vincere e divertire, è stato questo uno degli argomenti della settimana del Napoli, ma non solo. Infatti si sono intrecciate le dichiarazioni di Sarri ed Allegri, vediamo nel servizio cosa è successo. Abbiamo ascoltato le parole di Sarri, la critica di Allegri. Se ci si vuole divertire, si va al circo. Le squadre di calcio della Serie A per Allegri sono fatte per vincere. La Juve sta vincendo, ovviamente questa è una polemica che è nata prima del match di Champions dei bianconeri contro il Barcellona. I bianconeri hanno dato una risposta importante sul campo, però tutto nasce dall'atteggiamento della Juventus al San Paolo contro il Napoli nella gara di campionato.
Ed è un po', diciamo, una polemica che poi trova il tempo Sterile, esatto, assolutamente sterile. Si è sempre contrapposto un po' il catenaccio all'italiana rispetto al gioco che magari ha portato avanti il Barcellona ultimamente o che faceva l'Olanda degli anni 70. Il punto è capire dove sia la verità. Per me la verità sta sempre nella vittoria, perché chi vince ha sempre ragione. Quindi in questo caso penso che Allegri porti avanti una tesi che tutti sposerebbero perché tutti i napoletani baratterebbero il gioco che hanno con la vittoria di uno scudetto, questo lo do per scontato. E il punto è capire se però attraverso il gioco si possa arrivare alla vittoria. È una risposta sicuramente affermativa, in quanto poi è diverso. E bisogna sapere che anche lì, per vincere, come magari ha fatto il Milan di Sacchi, no? Che aveva qualità e quantità, devi unire appunto le due componenti e quindi poi puoi fare benissimo. In questo caso Allegri secondo me parlava anche un po' a margine di quello che è stata la panchina d'oro, no? Un premio, un trofeo che non gli è andato proprio giù, che Sarri è riuscito a vincere meritatamente, votato dai colleghi, quindi vale Ancora più doppiamente prestigioso. Sì. Per e 3 voti ha vinto, tra l'altro. da questo può essere nata anche l'essersi stufato di Allegri, che tra l'altro ha risposto sul campo perché poi Juve e Barcellona l'abbiamo vista tutti e lì ha dato il senso di una squadra che può giocare bene a calcio e può anche Secondo me bisogna partire dal presupposto che non esiste una verità assoluta o un gioco assolutamente vincente. Si può vincere col catenaccio, ha vinto tanto José Mourinho con l'Inter, ad esempio, in passato con il Chelsea e con il Porto, ma si può vincere anche col tiki-taka di Guardiola e precedentemente, come diceva appunto Gennaro, Arrigo Sacchi con il Milan e l'Ajax di Dinus Mischel. La verità è che non esiste appunto un gioco assolutamente vincente, ma che purtroppo al termine della stagione sono le vittorie che contano, sono i numeri che contano. Non si ricorderà del Napoli che giocherà bene, che ha giocato bene tutto l'anno, ma si ricorderà che la Juventus ha vinto probabilmente il doblete, se non addirittura il triplete qualora. Tra l'altro, qualche settimana fa Sarri citava l'Olanda, appunto, che è ricordata ancora oggi come una delle squadre migliori che esprimeva il calcio migliore, Ha però perso due finali, ha non ha perso due aggiunto finali. che appunto viene ricordata anche come squadra più perdente forse della storia rispetto ai mezzi che Non ha aveva. vinto neanche un europeo, l'ha Quindi vinto poi dopo mi auguro per l'Ambassa. Napoli, per Sarri e per i napoletani che non sia così, nel senso che questo Napoli possa essere ricordato poi tra 20 anni, tra 30 anni. E noi che lo stiamo raccontando in questo momento siamo anche fortunati perché credo che un Napoli così negli ultimi 20 anni non se lo sarebbe aspettato nessuno. Quindi siamo anche fortunati noi a viverlo e a raccontarlo, però adesso serve mettere qualcosa in cascina. Ecco, cosa serve ancora al Napoli per arrivare al livello della Juventus, ma proprio a 360 gradi, e quindi vincere divertendo? Perché ovviamente divertire e giocare bene benissimo in Italia e in Europa non può e non deve essere assolutamente una colpa, però va integrata con un'altra parte che fa parte appunto delle vittorie e dei trofei che vogliono i tifosi. Quello che serve a Napoli immediatamente è la mentalità vincente, ed è purtroppo un qualcosa che non si acquista, si raggiunge con il tempo, con gli anni. Poi bisogna fare anche un discorso prettamente tattico, in quanto a Sarri, nonostante sia secondo me il miglior insegnante del calcio italiano, però manca lo spirito di adattamento all'avversario. Il Napoli è una squadra monocorde, monotematica, gioca benissimo, ma quando va sotto ritmo e quando affronta squadre con giocatori molto più fisici, magari che si rintanano nella propria metà campo, purtroppo soffre. Soffre e non riesce a vincere la partita. Purtroppo si vince anche giocando sporco. E per giocare sporco bisogna adattarsi all'avversario e alla partita continuamente. Bisogna aggiornarsi continuamente. Ma meno male, dico io, altrimenti poi vincerebbero sempre le squadre con Infatti. gli elementi a centrocampo più forti che quindi sanno fare il gioco migliore. Tra l'altro, tornando sempre alla Juve, non perché vogliamo parlare dei bianconeri, ma perché in questo momento in Italia sono il punto di riferimento, cioè se si vuole arrivare a vincere devi fare la corsa su di loro. Hanno dimostrato, anche quando sono venuti a Napoli 2 volte consecutive nel giro di 72 ore, che avere un approccio, come giustamente diceva Benito, commisurato a quello che poi l'avversario della serata fa la differenza, perché Esatto. noi l'abbiamo visto rinunciare praticamente al gioco in campionato e l'abbiamo visto approcciare in maniera completamente diversa nel mercoledì di Coppa. Ce ne siamo resi conto tutti a casa, allo stadio, sul divano, in tribuna, e era proprio una Juve sia tatticamente diversa che mentalmente diversa, sapeva di poter portare a casa 2 risultati diversi. E quindi ha giocato di conseguenza. E
E anche lì devi saper sfruttare i 20 e passa giocatori che hai, perché in una rosa completa, prima mi fai giocare Alexandro in Poi la Coppa, in Samoa. campionato a Samoa e poi in Coppa Alexandro, per approcciare proprio diversamente alla cosa. Poi per vincere in questo momento al Napoli servirebbero strutture, servirebbero capacità economiche, servirebbero capacità anche aziendali e societarie, Settore giovanile molto più valorizzato, mi permetto di servirebbe aggiungere. La famosa esattamente. scudisseria che non si è mai Esattamente. realizzata di De Se Laurentiis. noi consideriamo che la prima squadra non ha un campo di proprietà, non ha dei campi di proprietà, pensiamo come li possa avere la Primavera, che merita per me perché ci sono ragazzi assolutamente di livello che possono fare anche un ottimo, possono avere anche un ottimo futuro. Tra l'altro Leandrinho e Zerbin, certo. Zerbin, che poi sono stati aggregati quest'anno, sono Anche giocatori Bam, un buon di giocatore. sicuro a venire. Però dall'altra parte c'è bisogno di un discorso che prima ancora della tattica, della tecnica, del campo preveda una crescita strutturale che in questo momento al sud e a Napoli è difficile perché è difficile fare impresa. Aggiungo soltanto una cosa e poi passo la parola. Oggi è la giornata del closing del Milan, praticamente Milan, Inter, Juventus e Roma hanno proprietà straniere. Il Napoli tra le grandi è rimasta l'unica con la proprietà italiana. Perché anche la Fiat ormai è praticamente statunitense per metà, olandese per leggi, insomma c'è sempre questo discorso. La Roma è americana, Cina che si divide Milano, il Napoli è rimasto insieme alla Lazio, forse alla Fiorentina, l'unica presidenza italiana. Però per il futuro, forse, come ci insegnano anche gli altri sport, gli sport americani, c'è bisogno di cordati di imprenditori. Sì, Sì. investimenti, investimenti importanti. Anche perché per l'anno prossimo in ottica mercato è probabilissimo che le milanesi poi ritornino forte. Non ci dimentichiamo che saranno quattro poi le squadre che andranno in Champions League dal 2018, quindi quest'estate tutte le squadre rinforzeranno le proprie rose in vista del terzo e quarto posto, non solo più dei primi tre posti. Sì, e tra l'altro sul calciomercato sappiamo sempre quante difficoltà possa avere il Napoli, no? Con i diritti d'immagine, la capacità di portare giocatori sempre in città, che molto spesso non è una cosa facile. C'è bisogno in questo caso di puntare, sai di avere quattro posti, però ci sono anche squadre che si stanno rinforzando. Secondo me il progetto dei quattro posti per la Champions è fatto apposta e tagliato proprio sulle milanesi, che devono tornare nel calcio del Conte, e tra l'altro il calcio italiano ha bisogno di loro per rendere spettacolare il campionato e anche per avere futuro in Europa, però il Napoli deve attrezzarsi perché a questo punto non può essere la quinta squadra, deve essere almeno la quarta, e per farlo devi fare un mercato importante, poi magari ne parliamo di mercato, visto che Assolutamente sì. Ecco, gli aspetti sono molteplici e abbastanza delicati. al netto di ciò, se dovesse finire il campionato domani, quindi proprio con la situazione di classifica così com'è, considerati tanti fattori, considerato l'addio di Higuaín di quest'anno, l'infortunio di Milik, le milanesi che comunque stanno facendo un campionato al di sotto delle aspettative, il Napoli ha fatto ciò che doveva fare, il massimo, oppure poteva fare qualcosa in più? Come valutate la stagione? Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Sicuramente soddisfacente, ma non del tutto. Non del tutto perché Napoli arrivava da un secondo posto, aveva vinto il cosiddetto titolo d'inverno, campione d'inverno l'anno scorso, quindi ci si aspettava un qualcosa di più o almeno una conferma agli stessi livelli. Il Napoli non ha mai potuto lottare quest'anno per il titolo, questa è una cosa che dobbiamo dire. Solo la Juve e la Roma hanno lottato per il titolo. Il Napoli è tornata lì tra le prime tre posizioni solo dopo gennaio. E sulla Roma avrei qualche dubbio, nel senso che ormai lo scudetto Si è è chiuso, è andato. assegnato, resta soltanto matematicamente aperto, però chi di noi negli ultimi mesi ha pensato veramente che la Roma potesse andare a prendere la Juve? Io non alzerei la mano, tantomeno che ce la facesse il Napoli. Quest'anno le incognite erano tante, non solo l'assenza di Higuaín, anche la Champions che Sarri non aveva mai affrontato, quindi è un'incognita bella importante perché è un gruppo giovane. E io non sposo in toto quello che è il modo di vedere il calcio di Sarri, però all'inizio dell'anno ci disse una cosa abbastanza importante. E questo è un gruppo giovane che adesso è completo, però è completo nei numeri perché è un gruppo che deve crescere e nel percorso di crescita avrà diverse cadute. Cadute che sono naturali e cadute che io vedo per esempio in Napoli-Lazio, in Napoli-Sassuolo, in Napoli-Atalanta. Atalanta Napoli. Atalanta-Napoli, cadute
forse quelle interne sono ancora più gravi, certo. Nel senso che davanti al pubblico del San Paolo te l'aspetteresti di meno. Però sono cadute naturali e che fanno anche crescere il gruppo, che probabilmente quelle partite non andrà a sbagliarle più, speriamo già da sabato sera contro l'Udinese. Però è un processo di crescita che deve essere per forza di cose lento e commisurato a quelli che sono gli obiettivi. In campionato c'è qualcosa in cui forse ci si può rammaricare, perché quei punti persi oggi fanno sì che non hai la certezza della Champions e che non puoi ambire al secondo posto. In Europa e in Coppa Italia credo che il Napoli abbia dato veramente tutto. L'ha fatto con il Real, è stata un'esperienza bellissima. L'abbiamo vissuta tra il Bernabeu e il San Paolo, è arrivato il Real in città, quindi c'è stata un'atmosfera incredibile. Penso che veramente. Tu sei andato a Madrid? Io ero a Madrid al Bernabeu, ho avuto la fortuna di vivere quella parte dell'esperienza e ho vissuto poi qui i Galacticos praticamente tutto il tempo che sono stati a Napoli. E devo dire la verità che non ho mai visto Napoli così elettrica, almeno da quando io faccio. Ma erano preoccupati di questo Napoli? Erano preoccupati e lo sono stati dopo il gol di Mertens, assolutamente, ce l'hanno certificato anche le persone in società, insomma dopo quell'1-0 di Mertens sì. hanno cominciato sì. a temere. Anche lì la capacità della grande squadra sta nell'azzannare subito la partita, segni e dopo mentalmente devi essere ancora più carico di certo. prima. Il Napoli basti forse guardare la partita di ieri, da possibile 2-0 alla vittoria del 2-1. Invece il Real su questo è padrone, la squadra più forte del mondo, la squadra che ha plurititolati campioni. Al DNA vincente. Non ci aspettavamo che il Napoli esattamente passasse il turno, però ci facesse divertire. Io tra il Bernabeu e il San Paolo mi sono divertito, purtroppo poi alla fine la differenza la fanno i valori, quindi è un 6-2 complessivo. Però per il momento ci sta, speriamo che prossimamente i sorteggi possano essere anche più favorevoli, perché poi abbiamo visto che altre squadre potevano essere, anche da prima del girone tra l'altro, quindi abbiamo visto che altre squadre potevano essere essenzialmente molto meglio. Io direi che l'emblema, diciamo, di questa stagione del Napoli sia il pareggio con il Palermo in casa 1-1. Lì si è visto quello che secondo me il Napoli pensa, cioè vorrei ma non posso, sì. Vorrei fare il passo più lungo della gamba ma non ci riesco. C'è stato un po' di rammarico per la Coppa Italia invece, secondo te, Benito? Secondo me no, la Juventus al netto delle forze è più forte. Forse lì, nella partita di andata sì, sì. Perché se non avessi perso la testa ti saresti portato a casa o un 1-1 o un 2-1 che poteva essere comunque positivo. Il 3-1 già più ti spinge a dover cercare per forza il doppio vantaggio. In casa io credo che il Napoli ci sia arrivato anche un po' con le pile, non voglio dire scariche, ma abbastanza logore. E poi il gol di Wayne ti taglia ovviamente le gambe. E anche lì però se non ci fosse stato quell'attacco ad Higuain, nel senso di fischi, della domenica sera, magari il Pipita non avrebbe reagito così il mercoledì successivo. E lì si vede il grande giocatore. Lì si vede il grande giocatore che esce dal campo. Anche se ha avuto un po' di tempo per metabolizzare i fischi della gara di campionato e poi quelli della Coppa. È stata quella la differenza. Arrivare il mercoledì sapendo già cosa ti aspetta ti fa arrivare mentalmente molto diverso. Tra l'altro credo che dopo il pareggio di domenica, che è ancora un altro rammarico per il Napoli, perché lì la dovevi portare a casa, e lì il pareggio va stretto assolutamente al Napoli, e l'abbiano caricato anche in spogliatoio, i compagni di squadra alla Juve abbiano detto abbiamo bisogno di te in questo momento, quindi adesso mercoledì facci vedere di cosa sei capace. Facci vincere. E ha fatto la differenza. Ecco, ahimè, aggiungerei. E vi faccio un'altra domanda da 100 milioni di dollari. La Roma al momento è più forte del Napoli? Così secca. Rispondi tu mentre io penso. Io direi di sì per un semplice motivo, perché è più abituata a giocare in queste, diciamo, in queste situazioni di classifica. È da anni che la Roma è lì a lottare per il primo, per il secondo e per il terzo posto. Semplicemente per questo. A livello di rosa magari si equivalgono, non a centrocampo, nonostante il Napoli abbia un centrocampo di grandissimo livello, ma Strootman, Nainggolan, De Rossi e Paredes secondo me sono ancora leggermente superiori, e la difesa, non ci dimentichiamo che Manolas, Fazio e Rudiger sono due giocatori che il Napoli non ha e non avrà, almeno in questo momento. Forse sulla carta sì, se non più forte sicuramente più strutturata e attrezzata. Penso ai tanti investimenti, come giustamente accennavi tu, Manola, Sifazio, sono giocatori che fanno la differenza, a centrocampo hanno sicuramente elementi di qualità,
Però questa Roma di quest'anno, che non aveva la Champions, ha giocato l'Europa League, può essere anche una spinta per il Napoli l'anno prossimo, nel senso che negli ultimi anni tutte le squadre che avevano fatto i preliminari poi si sono sciolte come ghiaccioli durante l'anno. L'abbiamo visto anche con l'ultimo Napoli di Benitez, che arrivò poi quinto. E invece la Roma quest'anno è stata capace di mettere su un'ottima stagione, di tenere anche a breve le distanze dalla Juve. E quindi può essere anche un'ispirazione e un esempio per il Napoli dell'anno prossimo, sempre che si finisse così, perché ad oggi sono i giallorossi ad essere secondi. Ecco, secondo te il secondo posto è ancora raggiungibile? No, credo che la Roma concluderà seconda e il Napoli terzo. La classifica credo che sia questa. Al massimo possiamo sperare in qualcosa di diverso per il sesto posto e nella sorpresa Crotone per la salvezza, ma credo che sia questa ormai la classifica. Tra l'altro penso sia la cosa più avvincente la salvezza del Crotone in questo Esatto, momento. E fa anche simpatia perché poi è una squadra del esatto. sud, Come no? compreso il Palermo che scenderà probabilmente, a questo punto ci tocca anche tenere alto il Crotone. Penso, sono forse della stessa linea di Benito, nel senso che 7 partite non sono tantissime e la Roma in questo momento non sta dimostrando dei cedimenti, anche dal punto di vista fisico, A Bologna ha mentale. vinto facile, senza giocare Entrano praticamente. in campo e vincono, lo fanno in casa, lo fanno fuori casa, effettivamente stanno meritando anche loro il secondo posto, quindi è veramente una bella corsa. Spiace che i posti siano soltanto due più il I terzo con i preliminari, sì. preliminari, spiace perché sono due squadre che meriterebbero entrambe i grandi palcoscenici europei. Nulla però nello sport è detto fino alla fine, quindi magari, considerando che i punti sono anche 5, perché se si arrivasse a Sì. pari punti passerebbe comunque la Roma, visti gli scontri E non ci diretti. dimentichiamo che la Roma dovrà giocare con la Juventus, allo scontro diretto con la Ma il Juventus Napoli dovrà e con il Milan. giocare a Sì, il Milano con Napoli dovrebbe vincere comunque tutte tutte le le partite, partite. esatto, Tutte le per poter partite. La sperare Roma ha poi il qualche Milan, la passo avanti. terz'ultima, e la Juventus, se non sbaglio, poco prima. Quindi saranno quelle le 2 settimane decisive comunque per la classifica. Tra l'altro, se il Napoli dovesse vincerle tutte, o comunque quasi tutte, si arriverebbe a un totale di punti che fino a qualche anno fa ti avrebbe dato lo scudetto. 86-87 punti. 86, Sì. sì, 86, tra gli 86 e gli 88, diciamo, che era scudetto praticamente certo fino a pochi anni fa, Il Milan di Allegri oggi vinse con 84 punti, quindi ci invece vediamo. purtroppo ti devi forse accontentare addirittura della terza posizione, non della seconda. Eh sì, lì poi peserebbero tutti i punti persi con Atalanta, Palermo e tutti quelli che nominavamo poi Per precedentemente. questo ti dicevo, forse in campionato c'è qualcosa su cui rimuginare. Però se alzi un attimo lo sguardo e ti ricordi quello che abbiamo vissuto la scorsa estate, ogni giorno raccontavamo di una cessione, poi la cessione di Higuaín, un gruppo che aveva perso, diciamo, l'unica certezza, perché poi l'anno scorso era stato l'uomo simbolo della stagione, si è ritrovato, ha fatto ancora meglio nei numeri per quanto riguarda la produzione offensiva, ha portato avanti un discorso di record di vittorie esterne. Non me la sentirei di dare una croce a questo Napoli. C'è da Sì. lavorare per poter far festeggiare anche i tifosi, perché poi dobbiamo dircelo, senza vittorie non è nessuno è felice, quindi serve adesso programmare per vincere. Ecco, programmare, parlavamo anche del mercato e di uomini simbolo, Gennaro. E si è parlato tanto del futuro di un altro uomo simbolo del Napoli di quest'anno, Dries Mertens. Di oggi proprio, ne parlavamo prima anche con Benito a microfoni spenti, la notizia che sarebbe la moglie di Mertens a voler un po' calcare la mano su una sua possibile cessione, quindi su questo cambiamento d'aria. Cosa ci puoi dire a riguardo? La situazione è abbastanza complessa, se non fosse altro perché il ragazzo che ha 30 anni sa di essere all'ultimo contratto pesante, importante, chiamatelo come lo volete, della sua carriera. Io non credo che la carriera, anche se glielo auguro, non credo che la carriera di Mertens possa spingersi più in alto delle prestazioni che ha avuto quest'anno. Se anche riuscisse a tenerle così sarebbe ottimale per il Napoli o per qualsiasi altra squadra, quindi vuole, tra virgolette, giustamente monetizzare quello che negli anni ha dimostrato a Napoli, anche perché il suo contratto non è assolutamente un contratto ricco, Come lo vediamo, sì, come in una possono stagione. intenderlo altri calciatori di altre realtà. In questo caso c'è un tira e molla che però, se fossero così le cose, potrebbe anche risolversi positivamente, secondo me. Si innestano su questo dei discorsi familiari, come dicevi tu, che non sono proprio lucidissimi. Il ragazzo ha dei problemi, questo lo dico perché lo sanno tutti, quindi Certo. posso tranquillamente dirlo, non è un segreto, ha dei problemi che dovrebbe risolvere, però forse la moglie crede che risolverli lontano da Napoli potrebbe
potrebbe essere più facile. Non ci permettiamo di parlare di queste cose, che sono cose assolutamente private, che però scadono anche nello sportivo, perché giustamente non è più gossip, si riescono poi a indirizzare un'intera operazione di calciomercato. Certo. Quindi anche in questo dovremmo fare attenzione. Per il momento è l'unica cessione che potrebbe realizzarsi, perché per quanto riguarda Gulam non ci sono delle trattative certe in corso. Dall'altra parte, per quanto riguarda Insigne, penso sia soltanto questione di tempo. Il ragazzo vuole Napoli, Napoli È stato vuole il chiarissimo. ragazzo, anzi io gli darei la fascia da capitano anche, fossi in Amsic gli darei anche la fascia, tanto ormai ce l'hanno entrambi, quindi deve soltanto praticamente firmare e monetizzare. Quanto è importante trattenere Mertens e Insigne? Lì si vedrà davvero il vero progetto del Napoli. Se il Napoli vuole vincere, deve trattenere tutti i propri giocatori importanti, quindi Mertens, Insigne, Gulam. Però bisogna capire davvero Mertens cosa vuole fare della sua vita privata, come ha detto Gennaro, e se vuole altrimenti andare via. Ci sono tante squadre, si è parlato del Manchester United, si è parlato dell'Inter, qualche voce anche sul Milan, ma se Mertens non risolve i suoi problemi familiari, si parla a vuoto a questo punto. Mourinho se lo prenderebbe subito, questo lo possiamo certificare. Le trattative in avanti a questo punto, visto che Giuntoli comunque sta lavorando anche su altri elementi in caso di cessione, il Napoli crede anche di poterlo cedere. Tra l'altro io ci aggiungo una cosa, un ragazzo di 30 anni, se venduto bene, facciamo il discorso che abbiamo fatto con Higuain l'anno Esattamente. scorso, qui ancora di più, è un calciatore che puoi sostituire, perché Mertens è fortissimo, ma ha delle caratteristiche che puoi ritrovare in tantissimi altri calciatori Esatto. in giro per l'Europa, più giovani, molto più giovani. Mi viene in mente Deulofeu, si il parla nome molto che di si fa Deulofeu. sempre, sì, Castiglieco, Deulofeu, Lens, Jeremy Lens. Lenz, tutti i ragazzi del 94, 95, 96, Tanne Lens che è un po' quindi più un po' più vecchiotto. vecchiotto, e tutti i ragazzi che possono fare la differenza. Mi viene in mente anche Januzaj Del del Manchester Manchester United. United, dello stesso Depay del Manchester United, È andato a Lione, Depay, acquistato a Lione per 30 milioni di esattamente. euro. C'è addirittura Lacazette, che è un altro nome che si È un faceva, po' diverso da anche Lacazette, qui, un sì, po' anche diverso come di età giovane. forse un po' più Sì, grande, mi sa un perché po' più. è 91, quindi ha Come già 25-26 caratteristiche, anni. c'è una Però pomata. di nomi ce ne sono, quindi si potrebbe investire Diciamo che su un nuovo prospetto. cinicamente sarebbe il minore dei mali per il Napoli, Sì. perché nel miglior momento di Tra Mertens ne l'altro penso ricaverebbe. anche ad un'eventuale assenza di Mertens l'anno prossimo. Se compri un'alternativa del genere, lo fai appunto giocare nella stessa fascia di competenza di Insigne, mentre al centro vai a puntare su Milik, che l'anno prossimo è Esatto. un tesoretto che non puoi Certo. permetterti di perdere in Magari questo momento. rivalutare, diciamo, un po', dare maggiore spazio anche a Pavoletti, 18 milioni Ecco, te lo stavo per di euro. domandare, infatti, con proprio dove è Pavoletti, Pavoletti semplicemente è questo, è semplicemente una precisamente. riserva del Napoli e sarà una riserva del Napoli anche in futuro. Pavoletti è un punto interrogativo. Leggevo proprio gli ultimi aggiornamenti, perché poi in redazione si lavora sempre. Pavoletti, tra l'altro, è anche cercato da tante squadre, quindi avrebbe anche mercato. Lui sapeva di dover venire a Napoli per rimpiazzare in quel momento Milik o per fare la sua alternativa. Il problema è che non si aspettava di dover fare l'alternativa di Milik anche in panchina, perché lo stesso Esatto, Milik non sta non te lo giocando. aspettavo. Tra l'altro mi aspetto di vederlo sabato dal primo minuto, sarebbe un'iniezione di fiducia importante sia per lui che per il Napoli contro l'Udinese. Però in questo momento la situazione di Pavoletti è abbastanza chiara. Lui sa del progetto, ha sposato in pieno il progetto, è entusiasta di Sì, lui sta Napoli, benissimo vive là. Napoli alla grande, è uno che veramente ha dato tutto per poter essere qui. Si sta ancora forse integrando un po' nei meccanismi di Sarri, no? Ha bisogno ancora un po' di tempo, però credo che dal momento in cui si andrà a puntare su Milik l'anno prossimo, se vuoi un'alternativa, hai Pavoletti ed è una certezza. D'altronde Pavoletti sarebbe l'alternativa tattica perfetta al gioco del Napoli. Sì. Assolutamente sì. Esatto. Puoi cambiare con le sue caratteristiche, puoi cambiare anche il gioco, Lanciare palle in puoi alto. provare la doppia punta, magari una cosa su cui si può lavorare in estate a Di Maro, come quest'anno hai lavorato su Mertens o Callejon prima punta. Quindi sono poi tutti progetti che nel corso della stagione possono esserti utili. Ecco, poi lì dovrà essere Sarri ad adattarsi, tra virgolette, alla valorizzazione di un giocatore come Pavoletti, cosa che forse in passato non sempre è successa e gli è riuscita. Sto Esatto, è parlando di quello che dicevo Gabbiadini. prima, cioè a Sarri Sì. purtroppo sembra mancare questa capacità di adattarsi ai giocatori e in generale all'avversario,
quando Sarri riuscirà ad aggiungere anche questo piccolo, diciamo, ultimo step, il Napoli vincerà qualcosa, altrimenti sarà destinata a giocarsela per il secondo e per il terzo posto. Il punto è che anche nel background di Sarri non esiste l'adattarsi a calciatori, perché se vieni dalla Lega Pro e quindi hai dovuto fare un discorso assolutamente diverso a quello a cui ci si è abituati a Napoli negli ultimi anni, devi non tanto tu saperti adeguare agli altri, ma far sì che tutti si adeguino a quelle che sono le tue idee. E infatti Sarri è conosciuto perché tutti sposano appieno le sue idee, la sua filosofia. Non è un caso che sui social vada ad impazzare il sarrismo Grazie. piuttosto che la gioia e la rivoluzione, perché è proprio un dettame tattico e tecnico che lui porta avanti da anni. In questo caso però il discorso è diverso, economicamente ci sono degli interessi molto più ampi e quindi dovrebbe anche un po' sposare la causa della società. Ecco, è stata una stagione di cambiamenti anche per lui, diciamolo, la stagione con la Champions, dove bisognava alzare un po' l'asticella, quindi. Esatto. Non sono innamorato propriamente della sua tuta, nel senso che per me, soprattutto in alcuni palcoscenici importanti come quelli europei, bisogna sempre presentarsi. Anche l'estetica fa la differenza, ce l'hanno insegnato negli ultimi anni, soprattutto Milan ed Inter in Champions, Certo. no? Esteticamente, però quello è un vezzo che magari io non posso sposare. Tra l'altro l'ho apprezzato molto, ritornando al discorso di Madrid, quando al Bernabeu si è presentato in tuta, perché lì in quel caso devi far valere quello che sei. Non te la puoi giocare faccia a faccia, ma devi giocartela come meglio sai. E quindi in quel caso fece assolutamente benissimo. Non so se ha le capacità in questo caso di sposare appieno una linea societaria. So che sta lavorando benissimo, quindi se il prossimo allenatore del Napoli dovesse trovarsi questo gruppo di giocatori, ha già il 70-80% del lavoro fatto. Io sinceramente credo che Sarri resti almeno un altro anno, anche perché Ecco, perché non se ne alternative. parla poi di Esatto, quest'altra questione, cioè esatto. si parla di Insigne, di Mertens, dando per scontato la permanenza Sarri di ha 6 anni di Sarri poi. contratto, quindi non Sì, credo che però ci siano dopo magari motivi. le querelle e le scaramucce col presidente di quest'anno, il dubbio forse può venire, che si prendano Certo, poi strade del diverse. posto della Madrid sicuramente. In realtà, scusami, ma il calciomercato si muove anche in base a domanda ed offerta. In questo Come caso forse non c'è la domanda no? adatta Esatto, per Sarri. sono perfettamente d'accordo. Tra l'altro non ci sono neanche alternative all'altezza di Sarri, libere almeno sul mercato in questo momento. Anche se l'arrivo dei cinesi potrebbe dare Sconvolge forse un certamente. attimo il là ad una girandola di panchine, Si perché parla molto di Montella verso Roma. esatto, che io sappia Montella non sposerebbe appieno il progetto cinese, potrebbe già cambiare quindi la panchina, eventualmente potrebbe cambiare anche a Roma. A Torino fino a qualche giorno fa si parlava di un posto Allegri verso Allegri, Arsenal. che però adesso in questo momento sembra un attimo più stabile sulla panchina bianconera anche per i risultati che sta raggiungendo. Quindi in questo caso io penso che Sarri non si muova da Napoli anche perché, non soltanto perché, anche perché non c'è la squadra giusta in questo momento per andarselo a prendere. Quello che ha Napoli non potrebbe in questo momento trovarlo in un'altra squadra italiana. Assolutamente sì, c'è grande carica dopo la vittoria contro la Lazio in casa Napoli, però si pensa già alla prossima gara contro l'Udinese al San Paolo. Vediamo quindi la settimana social dei giocatori del Napoli, il fondamentale Instagram. Settimana piena di carica per il Napoli, però si volta subito pagina. Infatti è stata una settimana anche di allenamenti a Castelvolturno con il ritorno di Tonelli in gruppo, e questa è una grande notizia perché finalmente lo si rivede, anche lui è molto felice, come abbiamo visto nel servizio e l'ha scritto su tutti i social. Si pensa però subito alla gara di sabato, c'è Napoli-Udinese al San Paolo e non si può sbagliare. Certamente, sbagliare in questo momento significa suicidarsi, semplicemente suicidarsi. Io credo che sia una partita comunque più che abbordabile per il Napoli. Il Napoli non avrà vita facile perché l'Udinese è una squadra in salute, è una delle migliori squadre in questo momento della stagione, viene da 6 risultati utili consecutivi. Il Napoli però è più forte. Quindi un pareggio, una sconfitta sarebbe un brutto, ecco, regalo poi pasquale per i tifosi del Napoli. Sì, sarà bello passare questa Pasqua insieme a Napoli e all'Udinese, tra l'altro una squadra che sta vivendo un ottimo momento di forma, nelle ultime 4 partite ha fatto benissimo e il Napoli non ha alternative, deve come al solito in casa entrare in campo, vincerla, cercare di farlo nel migliore modo possibile.
Forse l'unica incognita me l'aspetto un po' sulla formazione, c'è Koulibaly diffidato, c'è forse un Insigne da far riposare, quindi Sarri potrebbe divertirsi un po'. Spero anche di vedere Milik dal primo minuto, come dicevo prima, Sì, se ne sarebbe... parlava infatti che era orientato verso la Sì, anche scelta perché Milik come Zerinsky. anticipava Benito potrebbe esserci un'Udinese abbastanza arroccata in difesa, quindi magari le alternative del polacco possono farti svoltare in quel caso. Un'altra piccola prova di maturità per il Napoli, vediamo se riuscirà quindi a giocare sporco, come dicevamo prima. Esatto, ogni settimana una prova di maturità per il Napoli, È possiamo dire vero. così. Il Napoli deve, come ho detto prima, rischio di ripetermi, ma deve adattarsi anche all'avversario, adattarsi alla partita. Non può sempre giocare allo stesso modo, a un certo punto il gioco rischia di essere ristagnante e contro certe squadre purtroppo non si vince in quel modo. Deve fare un po' quello che ha fatto la Juve con la settimana scorsa col Chievo in casa Esattamente, o la Roma col o la Roma Bologna. col Bologna, entrare, vincerla, deciderla e farlo col minor dispendio di energie Dato che possibile. non è una debolezza poi, è questo che, Assolutamente non, no. che forse è difficile da interiorizzare da parte dei tifosi, anzi è un punto di forza. Purtroppo Ma il più che da parte calcio. dei tifosi, direi da parte di Sarri. Purtroppo il calcio spagnolo è lontano, cioè vedere quello che fanno Real o Barcellona che entrano e ne fanno 6 è abbastanza È anche complicato. un calcio diverso però, Assolutamente per sotto l'intimo quello, rispetto al calcio assolutamente per italiano. quello. E poi i valori sono così distanti che spesso fa la differenza. Quindi bisogna adattarsi a caratteristiche del tutto italiane. Ecco, per quanto riguarda invece il pubblico del San Paolo, com'è stato quest'anno? Abbiamo visto un sostegno comunque importante in Champions, nelle partite che contavano, forse un po' a fasi altalenanti all'inizio della stagione. Io ho visto un grande appoggio nei confronti di Sarri, anche quando è successo nel Vero. posto della Madrid, la diatriba con De Laurentiis, i tifosi del Napoli si sono tutti schierati con Sarri e questo è un qualcosa di controcorrente rispetto al passato, quando magari il De Laurentiis era l'unico factotum anche per i tifosi. Sarri è uno del popolo, non ha nessuna fattezza che ti induce a pensare che lui sia un allenatore e tu no. È uno che se lo metti in curva B sta benissimo in curva B, è uno che sente la gara contro la Juve, che per i napoletani non è mai una gara come le altre, la sente come un tifoso, quindi anche per questo i tifosi lo sposano praticamente appieno, cosa che magari non hanno potuto fare con le gestioni precedenti. Però Soprattutto con Benitez. soprattutto con Benitez che era molto lontano da questo mondo. Però per quanto riguarda il pubblico del San Paolo, io credo che si possa fare ancora qualcosa, si possa migliorare ancora qualcosa. Mi dispiace sempre vedere nelle classifiche degli abbonamenti Napoli agli ultimi posti, perché poi la gente allo stadio ci va e quindi ti chiedi come sia possibile. È un discorso prettamente economico, però allo stadio la gente ci è andata soprattutto dopo l'onda d'urto della Champions prima di Natale e adesso vuole accompagnare questa squadra anche perché il bel gioco e la grande forza della squadra sono un motivo di vanto, quindi è giusto essere partecipi ed essere protagonisti. Lasciami un attimo aggiungere solo questo, cioè secondo me anche la struttura un po' fatiscente del San Paolo non Certo, aiuta, non aiuta. certo. Quella è una discussione che ormai portiamo avanti. Io ho 26 anni, credo che negli ultimi 20 anni l'ho sentita perlomeno un Esatto. paio di volte a settimana. Anche Quindi. perché questo restyling del San Paolo è Guarda, si fa stato. forse Si noi fa siamo stati male. fortunati perché Esatto. in tribuna stampa qualcosa hanno Qualche fatto. cambiamento si è Finalmente visto. Per la abbiamo. partita con il Real Madrid l'hanno fatto Solo poco per prima. quello, probabilmente. E finalmente abbiamo un bagno che nel 2017 è abbastanza Esatto. importante. Le prese, E le luci. abbiamo delle prese, diciamo, per i nostri computer perché abbiamo bisogno di lavorare. Abbiamo questo brutto vizio di Strano, andare lì infatti. C'è per la rete lavorare. wifi che non. Fortunatamente abbiamo una rete wifi che però va come prima, cioè una volta la vedi e due secondi dopo no. Esatto. Però qualcosa si è mosso grazie anche allo sforzo del comune, perché in quel caso è stato il comune in prima persona a metterci i soldi. Bisogna forse decidere una volta per tutte di chi è questo stadio, chi lo deve gestire e fare una struttura privata, in questo caso sarebbe la strada più economicamente dispendiosa, però effettivamente anche la più redditizia. E potrebbe essere un buon posto dove farlo a Bacoli, dove ci sarà la bonifica nei prossimi mesi. Non me lo dire perché altrimenti devo andarci tutte le volte dai comuni vesuviani, non è molto facile. Diciamo che fuori grotta, se
essendo centro città è molto più più. facilmente Però raggiungibile. anche su questo i tifosi, a parte gli Sì. scherzi, si spaccano sempre. Un San Assolutamente. Paolo rinnovato piuttosto che un nuovo stadio. Lo spazio ci sarebbe anche, c'è a Napoli Est, c'è giustamente nella zona che indicavi tu. Tutto sta nelle capacità anche imprenditoriali. Allora io chiederei ai tifosi, ve la sentite di rinunciare per un anno ad il calciomercato per mettere su una situazione del genere? Si farà un campionato di metà classifica, però dopo 2 anni ti ritrovi in una struttura assolutamente all'avanguardia che può darti una mano. Questo è anche un discorso che deve comunque tenere in considerazione le capacità economiche di De Laurentiis. Non ci dimentichiamo che il Milan, quando stava a Portello, ha dovuto fare dietro fronte proprio per questo, Sì. per il troppo esborso economico. Assolutamente. Giriamo ovviamente la domanda ai tifosi e aspettiamo le vostre risposte. Noi intanto scendiamo un po' di categoria, parliamo infatti di Serie B, in particolar modo dell'Avellino, l'Avellino che ha vinto lo scorso weekend, mentre invece cadono di misura sia la Salernitana che il Benevento. Lo stesso Avellino però è stato penalizzato di ben 3 punti in classifica ed il presidente ha tuonato, campionato irregolare. Vediamo nel servizio tutto quello che è successo. Abbiamo visto il servizio sulla Serie B, Benito, com'è questa cadetteria quest'anno? Un po', sì, Spettacolare. spettacolare e imprevedibile, fino alla fine. Tante sorprese, prima il Benevento ha iniziato benissimo, poi ha avuto un calo clamoroso, Sì. direi, soprattutto dopo, diciamo, la sosta natalizia, non ha più trovato continuità, ha perso questa continuità precedente, e adesso è tra quarto e quinto posto. Mentre le altre campane, Avellino e Salernitana, molto meglio in questo 2017 rispetto al passato. E voglio fare un plauso comunque alla SPAL, sinceramente non me l'aspettavo. Una bella favola. Beh, storicamente però è importante, no? Una Sì, società come la come? SPAL che può ambire a tornare ad alti livelli è sempre un piacere. Non ci dimentichiamo il Trapani che nel 2017 penso che abbia vinto quasi tutte le partite o quasi, e adesso sarebbe salva. Ecco, secondo te per quanto riguarda il Benevento, ha accusato un po' forse le pressioni da neopromossa che si è ritrovata lì su e Sì. non ha saputo più gestire, perché ovviamente quando si sta nei primi posti della classifica, col sogno della Serie A non ci si vuole fermare, si sogna sempre più in grande. Esattamente, io credo che sia stata assorbita quasi dal suo ruolo di liberazione, cosa che invece non è avvenuta a Ferrara appunto con la SPAL, e questo mi dispiace perché la rosa del Benevento credo che sia, non dico superiore, ma certamente allo stesso livello della SPAL. La Spalla invece ha un tridente d'attacco, forse il migliore della Serie B, a parte quello ovviamente del Verona che è di un alto livello, con Antenucci, Zigoni e ovviamente Floccari. Genaro, si parlava anche di Cragno del Benevento, il portiere in ottica Napoli, com'è la Che però è situazione di proprietà del portiere? Cagliari. Ci Esatto, non ne abbiamo sono parlato tanti prima. portieri in prestito in Serie B in questo momento che stanno facendo bene. Alex Meret. Esattamente, Sì, un altro e il Napoli li sta mirino. seguendo. Sono i due profili, forse Meret e Cragno, più interessanti per quanto riguarda i giovani. Il Napoli si era lanciato molto su Perin Sì. a Genova, lo aveva fatto nel momento in cui era andato ad acquistare Pavoletti, Prima prima dell'infortunio. Sì, dell'infortunio, aveva assolutamente. appunto preso informazioni sia su Perin che su Giovanni Simeone per la prossima stagione. Da lì i contatti sono andati per un po' avanti, poi è arrivato l'infortunio di Perin, che tra l'altro non è neanche il primo, e quindi si sono un attimo raffreddate le linee, però potrebbe essere anche quella una chance sempre importante. Poi bisogna capire se il Napoli dovrà puntare solo su un giovane da affiancare a Reina per i prossimi anni e decidere anche che fine debbano fare. Brutto dirla così, però Rafael e Sepe hanno bisogno di giocare e meritano di giocare da qualche altra parte. Sicuramente l'acquisto di Perin significherebbe Reina in panchina. Se acquisti Perin 18-20 milioni di euro, quello che sia, non può rimanere in panchina. Perin sì, però per il momento, conoscendo anche Giuntoli, secondo me può puntare più su un giovane di ottime prospettive, magari fargli fare un annetto di panchina con Reina da titolare e poi Sì, provare a perché puntare poi su di lui. sarebbe gettarlo nella mischia della Champions. Esatto, Sì. magari non di perdere quello che è accaduto l'anno scorso con Gabriel, preso, Sì. strappato a Carpi, povero Carpi, per poi lasciarlo in panchina e giocare 3 partite. In quel caso forse c'erano più gli interessi del Milan di vederlo Certo, giocare. l'interesse.
Quindi è anche la voglia di Sepe di andare a giocare da un'altra parte che non fosse Napoli con la maglia della Fiorentina, quindi era tutto un discorso di portieri intrecciati. Però non bisogna ripetere l'errore, secondo me, che si è fatto 2 anni fa, 3 anni fa con Rafael. Nel senso, Buttato nella se devi mischia. puntare su un giocatore, ci devi puntare e basta. Quindi devi sapere che può fare qualche errore, però poi alla fine ti deve dare un risultato. Certo, a un certo punto giocando a Sì. titolare, quando Rafael aveva comunque dimostrato un anno prima dell'infortunio che poteva essere il titolare del Napoli. E non erano, diciamo, scelte solo dettate dalla tattica o dalla tecnica, perché anche il ruolo dei tifosi in quel caso si fece sentire, e quindi Andujar fu, tra virgolette, costretto a prendere il posto da titolare. Che non fece sicuramente meglio Meglio di di lui. Rafael. Vedremo cosa succederà anche per quanto riguarda i portieri azzurri. Noi scendiamo ancora un po' di categoria, parliamo infatti di Lega Pro e della Casertana. Casertana che è reduce dalla sconfitta contro il Foggia, la corazzata Foggia, 3-0 allo Stadio Pinto. Si è vista davvero una squadra pugliese in grande spolvero, fortissima negli 11 titolari e nella panchina e che è sempre più proiettata verso la Serie B. Ma la Casertana non si arrende, infatti ha conquistato la salvezza matematica, fortunatamente, che era l'obiettivo principale di questa stagione e si rimbocca subito le maniche perché si vuole riscattare nella gara di sabato contro l'Acragassi in trasferta. Noi abbiamo ascoltato il centrocampista Simone De Marco, che ascoltiamo in questo servizio insieme alla settimana rossoblù. Prosegue senza sosta la preparazione della Casertana, che ieri si è ritrovata al Pinto per preparare la trasferta di sabato pomeriggio contro l'Acragas. C'è da riscattare subito il sonoro cappò interno di domenica contro la corazzata Foggia, sempre più proiettata in Serie B, e lo si dovrà fare senza Orlando e Giorno, squalificati, insieme a Rajčić che dovrà scontare ancora 2 turni di squalifica. Rientra in gruppo Pasquale Rainone, che ha svolto anche la partitella in famiglia, mentre si ferma inaspettatamente Carriero per una botta subita nel big match di domenica. A fare il punto della situazione è il centrocampista Simone De Marco. Da ritiro la situazione era un po' instabile, un clima un po' surreale, lo sappiamo tutti, non ne nascondono. Poi con il passare delle settimane, magari qualche risultato inaspettato, qualche sconfitta che andava fatta, comunque se siamo arrivati a gennaio, comunque un bottino tutto sommato notevole, poi sappiamo tutti che dal girone di ritorno come siamo andati come squadra, diciamo, abbiamo fatto dei punti importantissimi e quindi abbiamo cominciato a credere che la salvezza era molto più vicina. Io ricordo, faccio riferimento alla trasferta di Monopoli, che ci fu una vittoria incredibile con la grande nella neve, diciamo, nemmeno noi credevamo a quello che stavamo facendo, abbiamo fatto una grandissima vittoria lì, la partita precedente avevamo vinto con il Messi e da lì sono comunque. Si è creato entusiasmo, abbiamo formato ancora di più il gruppo, magari con i nuovi innesti di gennaio. Quella del ritorno sarà molto molto più calda, troveremo sicuramente un clima agguerrito, Siamo solo di salvare, spazio di salvare, uno stadio giustamente. comunque importante, la tifoseria calda. Quindi sarà una battaglia vera e propria come d'altronde tutte le partite lo sono state fino adesso. Però noi teniamo veramente a vincere, ci siamo parlati negli spogliatoi e abbiamo ascoltato le parole di grande carica di Simone De Marco per la gara della Casertana, ovviamente proiettata verso il miglior piazzamento playoff. Ricordiamo infatti che quest'anno in Lega Pro saranno davvero molto folti, infatti la prima andrà direttamente in Serie B, mentre dalla seconda alla decima per tutti e 3 i gironi si contenderanno quest'altro posto in cadetteria. Noi siamo quasi in chiusura. Benito, so che ci volevi parlare del closing del Milan, così Oggi è stata praticamente una giornata storica per il Milan e per il calcio italiano. Berlusconi si è dimesso, tra virgolette, ha abdicato dopo 31 anni e 29 trofei. Adesso bisogna capire se questi cinesi, Yong Hong Lee, con il suo braccialetto David Han Li e Marco Fassone,
daranno comunque vita ad un Milan volto ad una rinascita sportiva o semplicemente un'operazione finanziaria. Tra l'altro tutta la catena, nuova catena organizzativa societaria tutti del ex Milan, Inter, sono tutti ex Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del il prossimo direttore sportivo del Milan, quindi saranno felici i tifosi certamente no, milanisti. questo te lo posso garantire. Un po' le nuove sfumature del calcio moderno, direi. Esatto. Questi ex che cugini che diventano nuovi. C'è anche da dire una cosa positiva, però tutti i passaggi sportivi dall'Inter al Milan per il Milan sono stati degli affari, mi ricordo Seedorf e Pirlo, quindi Esatto. anche in questo caso magari possono essere Magari non Mancini, un dato positivo, uno sì. degli ultimi. Invece per quanto riguarda la Champions, vi aspettavate la Juve così vittoriosa? Mi Gli altri aspettavo una Juve risultati? vittoriosa, ma non così in maniera netta e secca. Pensavo cioè, in un 1-0, massimo un 2-0, 3-0, davvero Anch'io, inaspettato. sinceramente. Non credo ad una remontata del Barcellona di ritorno, anche perché la Juventus non è il Paris Saint-Germain, con tutti i Anche rispetti perché al Paris capita una Saint-Germain. volta in condizioni completamente Esatto. E straordinarie. soprattutto speriamo che non ci sia un arbitro che tra le due, diciamo, tra i due pesi possa magari sporcare la partita come è accaduto col Paris Saint-Germain. Mi ha stupito anche un po' la vittoria del Real, sinceramente. Sono state quattro belle partite. Peccato per quello che è successo A Dortmund, ovviamente a Dortmund certo. prima della gara martedì sera. È una cosa che dispiace a tutti. Sembra essere andato tutto per il verso giusto, nel senso che nessuno si è fatto troppo male, soltanto l'infortunio a Bartra. Però il ragazzo sta bene. Sono state quattro belle partite. Non mi aspettavo, come diceva giustamente Benito, una vittoria così forte della Juve, ma dal Barcellona quest'anno mi aspetto tutto il contrario di tutto. È riuscito a fare Benissimo. veramente qualsiasi risultato. Ha perso 2-0 a Ha Malaga. vinto contro le squadre più forti e si è fatta battere da squadre che non sono alla sua altezza. Io davvero mi aspetto di tutto, anche nella gara di ritorno e nel finale di Liga, perché Prossima settimana il classico nel Real il Madrid. Barcellona è una squadra che può fare tutto e il contrario di tutto. È alla fine di un ciclo, lo sappiamo, l'allenatore se ne andrà. Quindi ha le ultime cartucce da sparare. Sono cartucce belle importanti perché quando hai Messi, Suarez e Neymar lì davanti, può succedere sempre di tutto. Ecco, diciamolo che secondo me questo può essere l'anno buono per la Juve. Cioè io ho visto un po' la finale proprio spianata con i risultati Sicuramente di superare il questo Barcellona turno. e Sì. magari con l'uscita del Bayern Monaco, che secondo me è la squadra più forte in Europa, Esattamente. che ieri secondo me ha perso una partita, l'ha buttata da sola. Poteva andare sul 2-0, poi 1-1, espulsione, di, espulsione di Javi Martinez e poi un altro gol di Cristiano Ronaldo, 100 gol in 146 partite, se non vado errato, in Europa. Per cui io credo che con l'uscita Solo del con Bayern Napoli Monaco, non ha segnato, solo con Napoli non ha diciamo. segnato, direi che con l'uscita del Bayern Monaco, credo che infatti non riuscirà a rimontare a Madrid. E con l'uscita del Barcellona, la Juventus insieme all'Atletico Madrid, attenzione, possa essere la squadra, diciamo, candidata principale per Dice la Atletico vittoria. Madrid, quindi. Sì, l'Atletico Madrid quest'anno secondo me potrebbe andare in finale, magari prendersi una rivincita nei confronti delle due finali perse nei derby con il Real Madrid negli ultimi 3 anni e magari, perché no, l'addio di Simeone che chiude il ciclo. Tertium non datur, dicevano i latini. In questo caso non può arrivare di nuovo in finale, eventualmente perderla di nuovo, Esatto. perché sarebbe peggio di Bela Gutmann con il Benfica, Esatto. cioè La una maledizione di Bela maledizione Gutmann. assurda. E, tra l'altro l'Atletico fa le partite che deve fare, mette il fine in cascina, vince 1-0, la porta a casa e adesso andrà in Inghilterra a giocarsi la qualificazione e lo farà con le stesse armi, quindi è una di quelle squadre che magari non fa un gioco bellissimo, neanche bruttissimo, però porta a casa i risultati. Dall'altra parte il Bayern, se c'è una squadra che può andare a violare il Santiago Bernabéu è il Bayern Monaco, però è comunque complicato, è comunque difficile. E da scommettitore ti dico 10 euro sulla Juve li metterei, però ne metterei 20 sul Monaco, che in questo momento è una Esatto. delle squadre più interessanti d'Europa.
ha dei calciatori veramente fortissimi, Kylian Mbappé, fenomeno. non soltanto, ma mi ricordo anche l'esterno destro Lemar. che il Napoli voleva prendere l'anno scorso, mi sembra si chiami Fabinho, Sì, Fabinho che è diventato mediano è proprio diventato un mediano con Ronaldo e all'improvviso, Hakim. esattamente, Siamo quantivi per gli acquisti. un allenatore assolutamente importante, una squadra futuribile, sta facendo benissimo, segnano a vagonate anche in Un campionato. Falcao diventato, tornato a Hanno essere vinto quello che era. 3-2 in Germania, quindi probabilmente passeranno anche il turno. Non ci scommettete troppo, non vi giocate la casa, però qualcosa forse ci si può Anche se la scommettere. vittoria di Dortmund è comunque sporcata Ma nella sì, cornice comunque assolutamente. terroristica, perché il Borussia Dortmund una partita così non l'avrebbe mai giocata dal punto di vista psicologico. È stato bello, però tutto il contorno poi dei tifosi che c'è stato in un Esatto. momento comunque difficile e L'apertura drammatico, delle porte esatto, ai il vero tifosi del senso del Monaco. calcio poi. Certo, è stato bello anche sentire gli amici in Germania, i colleghi in Germania che hanno vissuto l'esperienza in prima persona, hanno vissuto anche la partita del giorno dopo e quindi è stato forse un lieto fine. Tra l'altro, e concludo qui, c'è anche un legame tra Borussia, Dortmund e Napoli che risale a quella partita del 2013, tra l'altro ne abbiamo dato anche spazio sul mattino, è un gemellaggio nato dalle due tifoserie, il Dortmund è sempre stato vicino anche con i fatti di Ciro Esposito Sì, vero. e tutto il resto appresso e quindi c'è stata anche un'espressione di solidarietà da parte di Napoli e dei tifosi del Napoli per quello che è accaduto in Germania. Quanto è bella la Champions e com'è bello ascoltare l'inno della Champions al San Paolo. Cioè, secondo me è una cosa Il boato del San stupenda. Paolo. Sì. Tanto, probabilmente sentirlo da uno spicchio di tifosi, da 3.500 tifosi al Santiago Bernabéu in quel modo, annichilire il Real Madrid, urlare The Champions così è stato bellissimo. Lo è stato anche, per esempio, a Lisbona con il Benfica, qualche anno fa anche negli altri stadi europei, anche a Dortmund. Però come l'hanno fatto, come è arrivato quest'anno anche al San Paolo, è stato un grido forse più maturo, più consapevole della cosa e quindi si è vissuto ancora Io meglio. credo che poi a Madrid sia stato sconvolgente emozionalmente il gol di Insigne, a prescindere dalla Sicuramente. bellezza in toto. Sì, perché avevi quest'idea di L'immortalità del Real Madrid in quel 3.900 momento. tifosi che cadevano praticamente come un fiume in piena dal settore che è sviluppato praticamente in altezza, quindi questa marea, questa fiumana che scendeva verso il campo, ma la cosa più bella secondo me è stata vedere che tutto il Bernabéu si alzava a festeggiare perché c'erano tifosi del Napoli Ovunque, ovunque. perché loro sono davvero dappertutto e speriamo di rivivere ovviamente l'anno prossimo nel migliore dei modi queste belle emozioni. Noi, cari ragazzi, siamo in chiusura, abbiamo proprio chiuso in bellezza in maniera Le abbiamo sentimentale. portato anche per le lunghe No, assolutamente, continuerei proprio a parlare per ore, assolutamente. C'è la zuppa di cozze, mi sa, a casa che ci Cioè sì, aspetta. oggi giornata, infatti abbiamo fatto anche la puntata prepasquale, quindi grazie a voi per essere venuti qui. Grazie a Benito, Letizia. Grazie ancora Alessia e buona serata a tutti. E a Gennaro Arpaia. Grazie a te Alessia, buona Pasqua e buona serata a tutti. Buona Pasqua anche da parte mia. Ovviamente vi do appuntamento a giovedì prossimo alle 21:30 su Teleprima con Aria Gol. Alla prossima. Siamo pronti. Allora, pensi di tenere il mio passo? Grazie ragazzi!